Ciao a tutti, questo sarà finalmente il video sulla stanza che non faccio da un pochino. In realtà l'ultimo risale a marzo 19, quindi ci può stare. È passato già un anno e mezzo, qualcosina è cambiato, la disposizione dei mobili no, però qualche mobile è proprio cambiato in sé e quindi niente, volevo nuovamente mostrarvi la mia cameretta. È una camera rettangolare, quindi c'è la porta di entrata sulla vostra destra. Entrando in camera, subito sulla sinistra, partiamo da qua che è un po' più facile. Qui in basso invece c'è una new entry, ovvero questo super bellissimo cesto di stoffa praticamente, con dentro i panni che sto utilizzando. Questo qui è un plaid di cotone di Ikea, nuovo, della nuova collezione, quindi lo trovate ancora. E sotto invece c'è l'altro mio panno, quello invece di tipo lana, un po' più invernale. E niente, mi piace molto questo effetto del panno che esce, e quindi ho deciso di metterli qua, alla quale ogni tanto apporto qualche modifica. In realtà ultimamente mi piace tenerla abbastanza vuota. Questi scaffali in alto sono sempre stati dedicati alla lettura, ai libri, e quindi li ho lasciati così. Qui c'è sempre stato il mio Mac negli ultimi anni e qua rimane, anche perché è molto comodo quando voglio editare qualche video. Mi metto qua con la sedia e funge anche da scrivania tipo. Questo scaffale invece è vuoto ora, prima non lo era, e lo uso per appoggiarci tipo la borsa che uso quel giorno o quel periodo. E là sotto invece c'è una scatola trasparente, anche questa nuova, con dentro tutte le borse, pochette piccole, quindi tipo astucci, portafogli, borsine, eccetera. Qua invece è sempre rimasto tutto uguale, ci sono scatole con DVD, giochi da PC, da Wii, insomma robe abbastanza vecchie, che però non so dove mettere, quindi lascerò lì. E invece qua in basso c'è la mia scatola con colori, matite, robe di cartoleria, e invece lì a destra una sacca di scout che utilizzo per quando vado a fare turno in ambulanza, e niente, mi accomoda tenerla lì. Qua ci sono i soliti due scomparti che si aprono, ci sono sempre le cose di università, chiaramente le avete viste cambiare negli anni, adesso non vedete più libri perché ho finito tutti gli esami, quindi i libri non me ne servono più, ma vedete le cose per la tesi, il Brunner che è tipo l'enciclopedia di infermiere, gli alfa test di quando sono entrata, insomma libri diciamo vari che possono servirmi per la laurea. E invece qua sotto ci sono tutti i libri e i quaderni di tutti i 3 anni. Molti libri in realtà li ho venduti, quindi qua vedete soprattutto quaderni. E niente, questo è il mio arsenale dell'università. Qua sotto, come sempre, tengo i vestiti da finire di utilizzare, la scatola dei ricordi e la scatola delle candele, che sto usando pochissimo in questi ultimi mesi. Ho voluto svuotare praticamente tutto e ho messo soltanto una foto. Questo che è un ricordo di quando ero super piccola, e questo sono dei profumatori per la stanza, e questo è del gel igienizzante. Mascherine, quelle che sto usando in questo periodo, e basta. Qua in alto ve l'ho già fatto vedere, libri. Questa è la mitica cassettiera, credo Hemnes se non sbaglio, comunque è la cassettiera classica di Ikea bianca che ho da un sacco di tempo, ormai saranno già 4 anni, non so. E qua tengo lo specchio per truccarmi, una crema viso e questo che è un portagioielli dove tengo praticamente gli anelli, le cosine, cioè le anelle per le orecchie che utilizzo praticamente sempre, diciamo. Qua ho appoggiato questo quadretto di quando ero piccola, ma è momentaneo finché non trovo qualcosa di più carino, tipo uno specchio che vorrei mettere qua grande.
la mia collezione trucchi si è ristretta sempre di più. Questo è il vasetto con le cose che metto tutti i giorni, quindi vabbè, pinzette, un rossetto di MAC, mascara, matita e qualche tinta labbra, ma cioè veramente il nulla mi è rimasto ormai. E questi invece sono i miei profumi. L'unico nuovo che c'è è Blanched, che l'ho preso quest'estate. È un profumo di Kalila, non so se si legge, vabbè, ed è troppo buono. Qui in alto ho il solito quadretto mio Edier 2, e qui nell'armadio la collezione di Polaroid che si sta piano piano ampliando. Sono tutte chiaramente Polaroid vere, fatte con la Instax, e quindi sono un bellissimo ricordo, insomma. Ok, cassettiera, sguardo rapidissimo perché è incasinatissima. Comunque, nel primo cassetto tengo a livello di vestiti le cose di quella stagione, quindi in estate ho tutti i vestitini, tutti quelli che ho, sono tutti qua, d'inverno le maglie a manica lunga o i lupetti, basta. Là in fondo c'è il mio portagioie, il portacomputer del MacBook, questo qua, e scatole vuote, scatole tipo, sì, scatole vuote. Nel secondo cassetto invece tengo là tutti i costumi, e qui invece i pigiami. Anche qui vale la stessa regola, tanto ci sono i pigiami estivi, d'inverno quelli invernali ovviamente. L'ultimo cassetto è una tragedia, cioè è orribile, ci sono tutte le sciarpe, i cappelli, le cose invernali, ed è sempre incasinato, quindi addio. Qui è il mio letto, vabbè, è sempre uguale. Qua c'è un pupazzo particolarmente che si muove particolarmente oggi. E la novità, diciamo, la piccola novità è che ho aggiunto questo, che è in realtà il puff che stava all'entrata della mia camera e che contiene tutti i miei zainetti, ma che adesso fa da comodino. È super comodo, a me è sempre mancato un comodino, e quindi non prende nemmeno troppo spazio, cioè si riesce ancora a passare e lo sposti con molta facilità, cioè non è pesante. E la mia mensola non è cambiata, anzi è sempre più minimal. C'è una pianta, un quadretto mio e tre pupazzi. E questo qua invece è un quadro, un poster nuovo, cioè nuovo ormai, in realtà è di 2 anni fa, forse c'era anche nel vecchio video, con tutte le foto del mio 20° compleanno. Questi cassettoni mi rifiuto di aprirli, nel senso che ci sono solo giochi di società e tipo scatole vuote di computer, telefoni, eccetera, sono incasinatissimi. Vabbè. E invece qui c'è il mio solito specchio di Ikea, la mitica cassettiera Alex. Però questa cassettiera, cioè, non riesco molto a gestirla, nel senso che ci sono prodotti un po' a caso in realtà. Rossetti e elastici per capelli, profumi in campioncino e robe varie. Qui ci sono tutti i vari prodotti tipo creme, talco, bagno schiuma da viaggio, roba per fare la ceretta. Qui c'era la mia collezione di burro cacao, che ormai è finita, in realtà non c'è praticamente più nulla. Igienizzanti per le mani, e qui dietro invece alcune palette non di marca, quindi non c'è nulla di interessante nel farvele vedere, ma sono quelle che uso di più, diciamo. Qui invece è poco interessante, sono tutte cose per il cane, quindi sacchetti, bagnoschiuma, dentifricio del cane, spazzola, cane. E qua invece random, cioè veramente random qui, e non so neanche come spiegarvelo. Cose per fare la ceretta, lenti a contatto, campioncini di mascara. E qua una piccolissima collezione di semi trucchi che mi sono rimasti, quindi vabbè, blush, correttori,
temperino, tinte labbra, matite per le labbra, insomma pochissime cose in realtà mi sono rimaste. Qua è il mio solito cassetto dei capelli, quindi ci tengo le varie piastre che ormai non uso più perché ho la cheratina. E qui invece ci tengo ancora gli smalti, che anche questi non uso più perché mi faccio sempre il semipermanente. E qui invece tengo gli occhiali, alcuni occhiali da sole, occhiali da vista vecchi. Setto del cane, anche questo, con tutti i suoi cappotti, cioè ne ha veramente più di me. Anche una sciarpa al mio cane, vabbè. E questo, altro cassetto random, cioè questa cassettina è veramente brutta, cioè nel senso è veramente organizzata malissimo, vabbè. Con cover che mi sono rimaste del vecchissimo iPhone 5, mi pare. Un lucchetto di una bici e là tutti in scatole, contenitori vuoti che usavo per i trucchi ma che ora non uso più. Invece c'è un pupazzo, la borsa piccolina che uso di solito, che la tengo sempre fuori. E qui boh, è un portachiavi, appoggia roba, insomma uno svuota tasche, ecco. Allora, questa è la parte preferita, chiaramente mia, ed è la scrivania. Allora, la scrivania è sempre la stessa, è sempre Hennes, insomma non è cambiato niente, però piano piano la sto rendendo sempre più mia, insomma. E se voi ve la ricordate, una volta era piena di cancelleria, era molto più colorata, adesso è molto minimal secondo me. E vabbè, questa è la sedia sempre di Ikea e questo qui è nuovo, sempre di Ikea e anche da Federa. Cestino, non è interessante. Allora, qui ci ho messo praticamente la mia lampada, la cassa per la musica e una fotina mia e di Artù, molto carina. E il PC, ovviamente. E qua c'è una tipo abat-jour, sempre per studiare, è un po' più comoda rispetto a quella. Ha una luce un po' più forte. E qui invece c'è un angolino che mi piace un sacco, con questa lettera di legno che si illumina. Le uniche cose di cancelleria che sto tenendo, quindi queste, e questa pianta finta di Ikea che è nuova, l'ho appena presa, e questo che è il bullet journal, quindi la mia nuova praticamente agenda di questi, iniziata questo mese praticamente. I mitici cassetti, in realtà tengo tutta la cancelleria, questo scomparto si toglie e qua tengo solo i post-it. Qua sotto tengo pennarellini, altri post-it, pennarelli colorati. Qua dentro invece tengo tutti gli scotch, come si chiamano? I washi tape, e elastici, la pinzatrice, insomma, roba di cartoleria. Qua invece è proprio random, cioè tengo tipo quaderni da finire di usare, tutti i miei evidenziatori qua sotto. Aspettate. Ok. Agendine mai iniziate da utilizzare, insomma il niente praticamente. Questo è ancora più complesso da mostrare perché è uno scompartimento fondo praticamente, la Instax Fujifilm, le mie agende vecchie, cose per fare da ceretta. E qua sotto invece ho una scatola comodissima di Ikea stralunga, nella quale tengo tutte le cose elettroniche, vabbè, a parte le mie cover, tutti i cavetti dell'iPhone, altri cavetti, cuffie, torce, tutta l'elettronica. E là è vuoto, non tengo nulla. Questa è la mia mitica bacheca che ho da un sacco di tempo, che mi piace un sacco aggiornare e tenere piena di foto nuove e recenti. E questa è una new entry, cioè è una scarpiera di Ikea che si chiama Bissa, tipo. E anche le piantine sono nuove, tutto nuovo. È un sacco spaziosa, cioè ci stanno veramente tante scarpe. Qui ci tengo quelle estive. Qui quelle che valgono per tutto l'anno, quindi sneaker, stivaletti. E qua in fondo invece tengo quelle. Aiuto. Tengo tutte quelle da ginnastica, da palestra, insomma, così. Una cosa, ma non meno importante, è l'armadio. Anche qui vi faccio fare un
Cioè, vi faccio dare uno sguardo velocissimo perché non mi convince come ha organizzato. Comunque, là in alto ho la valigia, là ho tutti i pigiami invernali e le varie cose per fare palestra, quindi panta, shorts, eccetera. Qua ho tutti i miei jeans e pantaloni, e che valgono per tutto l'anno, diciamo. E qua invece ho le cose estive, che quindi verranno sostituite da quelle autunnali, invernali, perciò ho gli shorts, le canottiere, dietro ho le magliette e altri mille shorts. Qua ho il cassetto dell'intimo, qui tengo invece i vari top e li ho divisi tra bianchi e neri, e neri scuri insomma, e mi viene molto più comodo tenerli qua perché sono piccoli, quindi se li metto tutti impilati come le magliette mi si disperdono. E qua tengo calzetti, una parte della divisa, tengo le ciabatte, le sacche e le cinture. Lassù ci tengo tutte le cose, il cambio armadio praticamente. Qui ci tengo le cose inerenti a quella stagione, vabbè, a parte la divisa. Però ci tengo, non so, le camicie, qua ho dei cardigan estivi, vestitini, qua ho tutti i miei pantaloni, quelli estivi, un sacco leggeri. Qua sotto invece tengo tutte le felpe con la zip, e qua i maglioncini senza zip, quindi quelli chiusi tipo questi qua. E qua solita mega scatolona con tutte le borse. Qui invece ci sono le borse, diciamo altre borse, quelle che non voglio lasciare lì e che non voglio lasciare schiacciate, e sono questa qui rosa di Michael Kors, quest'altra, la O-bag, là dietro non si vede ma c'è un'altra O-bag sempre grigia, e qua sotto ho altre scatole di scarpe, tipo di stivali, cose grandi che nella scarpiera occuperebbero un sacco di posto. Qua dietro invece, ultimissima cosa, forse anche abbastanza inutile, ho il calendario di Tiger che non comprerò più perché non ho praticamente mai usato, è rimasto qua tutto l'anno nascosto, e qui il tappetino per fare ginnastica. Quindi questa è la stanza, insomma non è che sia cambiata tantissimo, però ci tenevo insomma a farvela rivedere. Questo è il cane. Nulla, fatemi sapere se avete qualche consiglio, qualcosa su come organizzare meglio la cassettiera, quella là in fondo, o altre cose. Io sono tutta orecchie e ci vediamo alla prossima. Ciao!